Buongiorno da Simona La Torrata. Ancora disperso l'operaio dell'Ilva, travolto da una gru nel porto di Taranto, spezzata dal forte vento. La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta. Sentiamo. Continuano le ricerche dell'operaio dell'acciaieria ArcelorMittal, ex Ilva, finito in mare a Taranto ieri, dopo che una forte raffica di vento ha abbattuto la gru su cui stava lavorando. Il maltempo ha provocato in tutto il crollo di 3 bracci elevatori. La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. L'area interessata dall'incidente è stata sequestrata e interdetta al traffico marittimo. ArcelorMittal in queste ore, attraverso un comunicato stampa, si è detta vicina alla famiglia e ai colleghi dell'operaio e si è inoltre messa a disposizione della procura. Le ricerche sono state sospese poiché c'è il pericolo che crolli una quarta gru e nelle scorse ore l'acqua torbida e i rottami delle gru ancora pericolanti hanno inoltre ostacolato le ricerche della Guardia Costiera. Quelle stesse gru erano state interessate da incidenti simili già nel 2012, quando morì Francesco Zaccaria di 29 anni, e nel 2015. In quel caso ci furono 2 feriti. Saverio Carlucci, Mediterraneo News. E l'incidente ha accentuato i toni dello scontro con i sindacati, già in agitazione per l'annunciata cassa integrazione. Sentiamo. Dopo l'incidente che ha coinvolto 3 gru di ArcelorMittal al porto di Taranto, i sindacati hanno proclamato uno sciopero immediato in tutto lo stabilimento. Denunciano la poca assunzione di responsabilità dell'azienda nel garantire la sicurezza. L'incidente è avvenuto il giorno dopo che la procura di Taranto ha ordinato di spegnere l'altoforno 2, proprio perché è considerato non sicuro. Un fermo che era già stato disposto in seguito all'inchiesta aperta dopo la morte dell'operaio Alessandro Morricella nel giugno 2015. Ma un decreto legge dell'allora governo Renzi aveva concesso facoltà d'uso all'impianto fino all'intervento della Consulta, che ha dichiarato quel provvedimento incostituzionale. I legali di ArcelorMittal proveranno a evitare la chiusura del forno con un accordo che preveda lavori di messa in sicurezza. Incertezza per il futuro dell'ex Ilva. L'amministratore delegato Van Pulvoorde ha annunciato la chiusura dello stabilimento a settembre per l'abolizione dell'immunità penale contenuta nel decreto crescita del governo. Sono 1.395 i lavoratori messi in cassa integrazione, mentre l'incontro tra i vertici dell'azienda e il ministro dello sviluppo economico Di Maio dello scorso 4 luglio non ha portato a una soluzione al problema. Luigi Bussu, Mediterraneo News. A Lecce, alcuni imprenditori vinicoli sono stati arrestati con l'accusa di aver alterato la qualità del loro vino per ottenere determinati standard. I dettagli nel servizio. Ghost Wine è l'operazione che ha portato a 11 arresti e al sequestro preventivo di 6 aziende vitivinicole salentine. Gli agricoltori arrestati, tutti delle province di Lecce e di Brindisi, sono accusati di aver contraffatto il vino per poter ottenere determinati standard e una maggiore produzione. Sono finiti sotto sequestro anche oltre 30 milioni di litri di vino, pronto per essere venduto come prodotto biologico o DOC, sia sul mercato italiano che su quello estero. Il vino veniva adulterato tramite un sistema di zuccheraggio, pratica vietata dalla legge, e miscelandolo con vino spagnolo. Serve tolleranza zero sulle frodi, fa sapere la Coldiretti, che aggiunge: la vinopirateria è la principale minaccia al successo del settore del vino italiano. Maria Cristina Mastrangelo, Mediterraneo News. Rubavano auto dai park and ride e dai parcheggi degli ospedali di Bari per poi rivenderle. Sentiamo. Abilmente smontate e ridotte a pezzi, le auto rubate nei parcheggi di Bari venivano in parte vendute in zona, in parte finivano in provincia di Foggia, dove venivano immesse di nuovo sul mercato. Le indagini, partite ad aprile del 2017, si sono concluse con l'arresto di 6 persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, tutte residenti a Bari dai 29 ai 43 anni. Nel corso delle indagini sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari circa 80 veicoli. La banda criminale riusciva a svolgere le attività illecite quotidianamente. I malviventi puntavano con più frequenza i parcheggi degli ospedali baresi. Fondamentali per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Policlinico di Venere e Giovanni XXIII. Maria Michela Sarcinelli, Mediterraneo News. Fallimento Mercatone 1, iniziativa della Regione Puglia in favore degli ex dipendenti. Sentiamo. Aiuti economici per pagare l'affitto, esenzione dalle spese mediche e sostegni per l'acquisto di beni di prima necessità. Sono alcuni degli impegni che la Regione Puglia porterà avanti nei confronti di circa 256 lavoratori occupati nei 6 punti vendita Mercatone 1. In particolare il governo regionale verificherà la possibilità di stanziare contributi che saranno poi destinati ai comuni di residenza dei dipendenti coinvolti nel fallimento. La mozione presentata dal consigliere di Sinistra Italiana Mimmo Santorsola è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nei giorni scorsi.
La catena di ipermercati, che conta 55 filiali in tutta Italia, ha chiuso i battenti il 23 maggio scorso, quando il Tribunale di Milano ne ha dichiarato il fallimento dopo 41 anni di attività. Anna Piscopo, Mediterraneo News. Fumata nera al secondo turno per l'elezione del nuovo rettore dell'Università del Salento. Nessuno dei quattro candidati ha raggiunto ieri la maggioranza assoluta dei voti. Fabio Pollice, docente di geografia economica, e Michele Campiti, analisi matematica, confermano il loro primo e secondo posto nella corsa al rettorato. La comunità accademica tornerà quindi a votare il prossimo 12 luglio. E il Ministero dei Beni Culturali è pronto per avviare l'iter per il riconoscimento della Notte della Taranta come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Una manifestazione che cresce di anno in anno e conta già 22 edizioni. Quest'anno sono attesi 350.000 visitatori per 100 ore di live show, con 400 musicisti coinvolti, 53 concerti in cartellone e 14 regioni italiane rappresentate. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.